Così, vai così. Allora, è stata come te l'aspettavi? È stata una figata incredibile, veramente molto difficile, difficilissimo, perché giocare qui perdi veramente tutti i punti di riferimento. La pallavolo indoor, insomma, era difficile, però vale proprio la pena, ne vale proprio la pena, perché è una roba indescrivibile, veramente. Quando appena sono entrato ho vissuto una magia, anche perché mi ricordavo quando venivo con mio papà a vedere l'internazionale di tennis qua, e pensare che io poi adesso gioco qua dentro il Foro Italico è qualcosa di assurdo, quindi sono felicissimo. Il campo, l'esordio è andato liscio liscio. Sì, abbiamo giocato molto bene. Abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine, il terzo set qualcosina abbiamo concesso agli altri, però insomma ci sono anche gli altri, non giochiamo da soli, quindi è il Giappone è una squadra che gioca, abbiamo giocato abbastanza fluidi e sono appunto contento di come è andato. Siete entrati in campo subito determinati, nessun problema, nessun momento di panico, nessuna difficoltà iniziale, nessuna rigidità. Sì, diciamo che era difficile non entrare determinati con un pubblico del genere. Sentivo i brividi ogni volta che urlavano tutti quanti, quindi poi ho visto che c'erano anche persone molto importanti a vederci, quindi questo è un grandissimo segnale, sono molto contento anche di questo. E sì, è andata bene, quindi non abbiamo neanche avuto mai momenti di vera difficoltà, quindi fortunatamente, non so come sarebbe andata, però abbiamo vinto e sono felice. Senti, per essere Pignoli, qualche battuta di troppo sbagliata, forse proprio perché mancano i riferimenti. Sì, non è una scusa, perché si può comunque buttare di là in qualche modo, però era veramente, veramente dura, tosta, tostissima, così era per noi, così era per gli altri, infatti anche gli altri ne ha sbagliate molte, però era difficilissimo.